Un R spegne 90 candeline, un traguardo per la storica azienda aretina che celebra una duplice maniera questo anniversario con l'apertura del museo e con la pubblicazione di un libro che racchiude 90 anni di preziosi. Ma allora il libro è una cosa importantissima perché oltre a rappresentare la categoria, la catastizzazione del museo, quindi di tutti i pezzi unici che sono nel museo, rappresenta un po' anche la storia della città di Arezzo, una storia che narra della nascita del distretto orafo aretino, quindi un distretto tra i più importanti in Italia. Siamo una delle province a maggior tasso di esportazione grazie a questo settore, 10.000 occupati, quindi è nato tutto da questa azienda, quindi è veramente un giorno importante. Ecco, largo alle novità in quest'ultima fase. Ma sì, abbiamo lanciato una bella collezione, soprattutto dedicata all'Italia e quindi con il prodotto che più ci connota, dove nel mercato in cui siamo molto forti, dove nelle fedi rappresentiamo una parte importante di questo mercato e è una linea molto giovane, molto bella, molto fresca e con delle novità anche di marketing interessante. Quanti anni di storia che dipinto è questa azienda? 90 anni di storia significano tante cose, significa una cultura di impresa che poche aziende hanno, nel settore orafo penso sia l'unica e quindi è un grande traguardo di cui tutti siamo orgogliosi, ma è un patrimonio di tutta la città secondo me. Cioè 90 anni ha avuto gli alti bassi, gli alti bassi, gli alti bassi. Ora stiamo andando verso, non verso l'alto, ma verso una rifondazione dell'azienda.